La bibliotecaria può vedere tutto. Dimmi la verità, dove nascondi i tuoi gadget? Ecco il signor Bigley, la guardia bibliotecaria. Ha una passione per i BTS. Guarda i loro video musicali sul metal detector digitale. Taglia i pezzi per un metal detector dal cartone. Traccia la cover di un telefono su un pezzo. E ritaglia un foro. Incolla tutti i pezzi insieme in alcuni strati. E ritaglia un foro per il telefono. Fai un buco in un rotolo di cartone. E inseriscilo come impugnatura per il rilevatore. Colora con vernice spray nera. Copri il lato con una striscia di gomma piuma nera. Attacca un adesivo sul retro. Inserisci un telefono. Amo i BTS! Ups! Ecco le nostre ospiti. Devo controllare se avete dei gadget. Oh, scusatemi! Il mio metal detector ha iniziato a cantare come Jimin. Avanti, ragazze! E non distraetemi dal ballare! Ehi, non puoi entrare col telefono! Visitatori, mettete i vostri gadget nella scatola! Peccato che il mio telefono sia super vecchio! Una volta ha persino incontrato Steve Jobs di persona! Qual è il problema? Prendi un telefono dalla scatola! Oh sì, sono nel paradiso degli iPhone! È un sogno! Abbiamo deciso di portare di nascosto la PlayStation nella biblioteca pezzo per pezzo. Io ho messo dei CD come orecchini. Che moda strana! Ho messo i cavetti nelle trecce. È un'acconciatura? Com'è cambiata la moda? Aspettate, cos'è? Un quadro per la sala di lettura? Ah, bene, entrate! E ho infilato la PlayStation tra un libro e l'altro. Adoro le persone intelligenti. Aspetta, cosa fai con la bicicletta? Le regole non dicono nulla sulle bici. Quindi posso infilare un controller di gioco sulla sella della bici. Decidiamo a cosa giocheremo. Scusate, cos'è questo dissennatore? È un quadro per la stanza. Wow, è un capolavoro! Incredibile! Bene, giochiamo mentre Daphne è occupata. Juna è il controller. Inizia il round. Ops! La bibliotecaria sospetta qualcosa. Che succede qui? Passo subito alla modalità pittura. Oh, il quadro è così bello! Potrei fissarlo tutto il giorno. Continuiamo a giocare. Non posso usare il telefono in biblioteca. Bene, lo nasconderò sotto la gonna. Idea fantastica! Anch'io voglio portare dentro il mio telefono. Signorina, entri. Ehi, tu! Aspetta, cos'è questo vestito? È il mio kilt ancestrale. Sono scozzese. Allora suonami la cornamusa. È il mio strumento musicale preferito. Ok, devo solo trovare il suono della cornamusa su Google. Ed ecco il mio strumento. Grazie, entra pure. Potrei ingrossare il petto con questo altoparlante. Ehi, posso entrare? Wow, certo, sei la benvenuta qui. Wow! E ora devo solo prendere il libro giusto dallo scaffale. Mi serve questo. Il mio telefono segreto è nascosto qui. Manderò a Daphne un messaggio segreto, fingendo di essere la guardia. Traccia la cover del telefono su una pagina di un vecchio libro. Fai un buco per farci entrare il telefono. E mettici dentro il telefono. Miss Kilton, il suo telefono sta squillando! Ma no, è solo un libro!
Ho una sorpresa per lei. Sono qui fuori. Oh, interessante. Torno presto, comportatevi bene. Ha funzionato. Ora accendiamo il mio petto. Cioè, gli altoparlanti. Festa in biblioteca! Indosso un nuovo accessorio per la biblioteca. È una collana con cuffie. Posso ascoltare le mie canzoni preferite con il mio amico. Infila delle perline su cordoncini sottili. Stendile su tutta la lunghezza e fissale con colla a caldo. Metti insieme qualche filo e aggiungi le cuffie. Fissa lo spinotto e le estremità dei fili. E unisci le estremità con una fibbia. Da dove viene questo suono? La musica non è permessa, fatemi vedere. Questa musica viene dal mio cuore. Bene. Oh, Daphne, mi scusi, volevo dire Miss Kilton. Sei splendida oggi. Il tuo fermaglio per capelli è bellissimo. Questo accessorio ti sta così bene. Attacca un pezzo di nastro biadesivo a un fermaglio per capelli e fissa una cover per cuffie wireless. Incolla la gomma piuma ai lati. Fissa una striscia di gomma piuma glitterata sulla parte superiore. E copri i lati con la stessa gomma piuma. Dopo aver flirtato con la guardia, Daphne è raggiante. Oh no, non di nuovo quelle visitatrici. Sono così noiose. Hey, Philip! Cioè, scusa, signor Bickley. Metti su il mio programma televisivo preferito. No, non quello, il prossimo. Quello che mi serve. Metto le cuffie mentre nessuno guarda. Ora posso godermi lo show. Che giornata difficile. Miss Kilton è stanca. Chi è? Per la barba di Merlino, c'è un mago in biblioteca e sta facendo una chiamata Zoom con Re Artù. Togli gli anelli da un raccoglitore. Disegna un motivo sulla cover. Disegna un cerchio al centro. Ripassa il disegno con la colla a caldo. Attacca al centro una chiave decorativa. Fai delle strisce di colla a caldo sul dorso. Colora la cartelletta con vernice acrilica. Passa sopra i dettagli di colla con vernice dorata. Attacca la stampa delle pagine su pezzi di cartone rettangolari. Incolla i lati sul raccoglitore. Aggiungi un cinturino in pelle come chiusura. E metti un portatile all'interno della cartelletta. Parla! La ricezione è scarsa nel Medioevo. Com'è possibile? Miss Kilton è sopraffatta. No, è la mia immaginazione. Merlino è andato in biblioteca a prendere il suo libro magico. C'è di nuovo rumore in biblioteca. Fermatevi, deve esserci silenzio. Miss Kilton non ce la fa più. Basta, voglio scappare. E la mia borsa mi aiuterà. Attacca delle strisce di gomma piuma scintillante sugli occhiali VR. Aggiungi dettagli in gomma piuma, crea una finta borsa. Ora manca solo il telefono ed è fatta. Daphne è super stressata. Si è messa la borsa in testa. Wow, incredibile! Tutti sono tranquilli. Silenzio perfetto. Peccato sia solo realtà virtuale.
Che giornata lunga! Il mio turno è finito, è ora di andare a casa. E prendo il mio nuovo telefono. Addio, lettori! La biblioteca sta chiudendo, è ora di andare. Dove sono i telefoni? Ehi, dov'è il mio nuovo iPhone? Sono rimaste solo strane cose vintage. Che è successo? Ciao, sfigati! Daphne è in vacanza! Ti sono piaciuti i nostri gadget in biblioteca? Scrivi qui sotto come potresti introdurli di nascosto in biblioteca. Li nasconderesti sotto la gonna? O in un libro? O in un metal detector? E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i nuovi consigli per la biblioteca di Trum Trum!